Ciao a tutti fratelli marziali, io sono Marco Grastolla e vi do il mio benvenuto su Kenkashin TV. Siamo ancora in compagnia del mio maestro. Ne approfittiamo, visto che partirà a breve, facciamo detto un ultimo episodio per rispondere alla domanda di un utente per quanto riguarda le tecniche frustate e le tecniche spinte più perforanti. Lascio immediatamente la parola al maestro e vediamo un po' di che cosa si tratta. Bene, ciao ragazzi, la domanda ci chiedeva qualcosa in relazione alla differenza, all'utilizzo delle tecniche frustate e delle tecniche spinte. Avevo già anticipato una mia idea personale, stiamo parlando di una live che troverete link qua sopra. Sì, da qualche parte. Da qualche parte ci sarà, è una live che troverete che abbiamo fatto dove appunto è uscito questo argomento. È una mia idea personale, dicevo, ho anticipato, dove credo che tutte le tecniche possano, all'interno del sistema karate, possano essere utilizzate, applicate in modo che aghe e in modo che komi, cioè in modo sia frustato che spinto. Non c'è propriamente una modalità singola per ogni tecnica, ma è la situazione, l'avversario e le varie opportunità che dettano, come dire, la scelta di uno o dell'altra modalità. Sì. Una delle cose più evidenti è l'Huracan, no? Che normalmente viene inteso come tecnica con l'anca in apertura e frustato per andare in avanti, perché ovviamente sfrutta proprio il movimento delle articolazioni per dare proprio un effetto frusta, no? Tirare indietro. Sì. Ma c'è un modo di utilizzare l'Huracan chiudendola anche invece che aprendola ed entrando di forza, che è più o meno quello che in genere succede quando lo si fa in back fist, no? In rotazione, ma anche da vicino, se la distanza è molto ravvicinata, la frustata lì non avrebbe senso. Bene, vediamo un esempio appunto inerente al lavoro dell'Huracan, poi magari analizziamo una tecnica di gamba o vediamo un pochettino questo lavoro come può essere trasposto o utilizzato sulle gambe. Per esempio sull'Huracan, ovviamente, come dicevo prima, sappiamo tutti il lavoro in allungo di spinta con l'anca aperta che ci fa utilizzare questo movimento, ripeto, di frustata, di allineamento dell'articolazione e richiamo. Questo non è un colpo leggero, normalmente è la modalità che viene utilizzata nel point perché è più facilmente controllabile, per cui viene tirato a distanza, no? Col sudome, cioè senza andare a colpire, ma non è che il colpo in sé è leggero, lo si può tirare forte comunque anche se lo allenate al sacco e i colpitori con la frustata, si sente il suo impatto. Ovviamente ha un'efficacia in relazione agli obiettivi, ai bersagli che va a colpire, non a caso questo tipo di colpi normalmente predilige la zona Jodan, perché anche se prende il naso passando l'occhio, la tempia, lo zigomo, produce comunque dei danni, ma in sé non è che è un colpo inefficace, ripeto, ha una sua consistenza, basta utilizzarlo appunto abituandosi a colpire. Per cui distanza lunga, questo tipo di lavoro. Se magari invece siamo su una distanza più corta e l'avversario è chiuso magari sul frontale e non riusciamo ad avere nessun tipo di ingresso, questo lavoro di Huracan, questo, con l'anca che invece che aprire per dare maggiore allungo va a chiudere per trasferire il peso in avanti, tra l'altro è un movimento che troviamo in molti kata, no? In molti kion classici, e ci aiuta appunto l'utilizzo di un colpo che non è frustato, ma che in quel caso appunto è un kekomi, cioè spinge per andare oltre il bersaglio. Per cui ovviamente con l'Huracan è una tecnica abbastanza privilegiata perché è abbastanza intuibile queste due modalità, ma se ci applichiamo un pochettino con allenamenti, vedete, anche al sacco, anche col compagno, variando le distanze, normalmente non è una regola precisa e fissa, ma normalmente i frustati sono un po' più da tecniche nel lungo e i kekomi un po' più corti, semplicemente per il fatto che il frustato in sé è il culmine della sua forza nel fine della tecnica, cioè il 100% viene raggiunto nel fine della tecnica. Il kekomi invece il 100% della forza lo pone, cioè l'obiettivo, il fulcro della sua forza lo pone leggermente dopo il bersaglio, in modo da poter avere la cosiddetta forza di penetrazione o di spinta che caratterizza ogni kekomi. Stesso lavoro per quanto riguarda le tecniche di gamba. Ovviamente parlando di una tecnica un pochettino più evoluta, scegliendo una delle due modalità sceglieremo anche alcune modalità diverse di posizionamento dell'arto. Non la faccio troppo difficile, pensiamo per esempio ad un mawashi.
un mawashi anche tirato in maniera frustata, e vedete lo stesso discorso che ho fatto sull'Urakene, non vuol dire che sia inefficace o che non debba colpire solo perché viene utilizzato nel point, tirato in maniera frustata può avere una sua efficacia, e tirato in maniera ovviamente che comi un suo altro utilizzo in situazioni diverse. In questo caso converrebbe, per esempio nel mawashi, variare la posizione dell'impatto, cioè da isoku a koshi, cioè quando facciamo un frustato va anche bene che lavoriamo con il tibiale disteso, il dorso del piede contratto, in modo tale che nella zona in cui va ad urtare colpisce con una fascia quasi circolare rispetto al busto se dovesse essere Judan, ma anche rispetto al volto se tirato Jodan, e idem per la gamba, che hanno tutti i bersagli circolari, quindi una fascia lunga va a chiudere, mentre quando tiriamo in maniera un po' più corta, oltre che ad accorciare il bersaglio in sé, tirando di koshi riusciamo ad avere una penetrazione maggiore, che è quella che appunto abbiamo detto caratterizza il kekomi. Ad arto disteso non avrebbe senso la penetrazione in sé, perché superficie più lunga distribuisce il nostro peso, la penetrazione non ha un gran senso, no? Sappiamo bene che tutto ciò che deve essere penetrante deve avere la forma del cuneo, cioè l'angolo che va in avanti. In questo caso il koshi disegna benissimo questo angolo sui nostri colpi. Vediamo un paio di esempi. Su distanza lunga ovviamente possiamo colpire in questo modo anche frustando, senza necessariamente entrare all'interno con il nostro peso. Su distanza corta invece possiamo spingere con il koshi come se volessimo andare oltre, e in questo caso la gamba subisce un danno, la gamba dell'avversario subisce un danno maggiore. Stesso lavoro trasponibile sul Judan e sul Jodan, dove è anche più facilmente intuibile che un koshi penetrante sulla zona della tempia, distanza molto, molto ravvicinata, è un colpo che ha una sua efficacia. Questo tipo di analisi invito un po' tutti a sperimentare, non a darmi ragione o a dire è così, ma a sperimentare, perché come ho detto proprio all'inizio è una mia idea personale, sto sperimentando, sto avendo dei riscontri molto positivi, ma mi piacerebbe magari che anche qualcuno sperimentasse questo tipo di lavori, e perché no essere anche con una tesi contraria, ma avvallata dalle cosiddette spiegazioni, fa sempre piacere. Per cui non esistono una predilezione, se facciamo contact non tiriamo le frustate, no, in realtà nel contact bisogna utilizzare tutto. Il contact non inizia quando siamo vicini, il contact inizia da 2 metri, e se ho la capacità di colpire qualcuno a 2 metri con allungo utilizzando una frustata piuttosto che non un colpo spinto, bisogna imparare a farlo. Poi sono 1,5 metri, poi diventano 1 metro, poi mezzo metro, poi ci si abbraccia, il combattimento inizia da 2 metri. Per cui tutto ciò che copre questo tipo di range di distanza dovrebbe essere allenato, padroneggiato, salendo ovviamente di livello. Bene fratelli marziali, questo era tutto, spero che l'episodio vi sia piaciuto, come al solito potete commentare sotto, il maestro vi ha invitato a provare, sotto fra i commenti ditemi se vi riesce, se non vi riesce, se vi piace, se non vi piace, insomma fatemi sapere la vostra. Avete anche tutte le informazioni sempre in descrizione, se volete supportare il canale, se volete contattarmi via mail, vi lascio anche il canale del maestro, dateci un'occhiata, noi ci vediamo alla prossima e ciao ragazzi! Buss. Era il mio mestiere non dire in questo caso.